Ragazzi, bentornati al mio canale. Sono ASMR SLK. Come vedete dal titolo, oggi parliamo del trailer del telefilm o della serie TV chiamata Obi-Wan Kenobi. Sono eccitatissimo, non posso aspettare più. Alla fine del trailer, ci dicono che inizierà il 25 maggio, ok? Allora, prima di iniziare, facciamo le solite raccomandazioni. Vi ricordo che ho tre canali, che è importante che mettiate il like sui miei video in modo da poter acquisire più iscritti e far vedere questi video a più persone. Così funziona l'algoritmo di YouTube. Vi ricordo che ho tre canali, uno dei quali è questo qui, ASMR. SLK. Il secondo è Vivere in California, dove vi faccio vedere con voce normale un po' tutto quello che succede nella mia vita. E il terzo canale è chiamato Music and Gaming, dove vi faccio vedere, insomma, musica e i videogiochi, il nuovo VR che, insomma, sono riuscito ad installare. Detto questo, vi chiedo scusa, il motivo è perché, insomma, non riesco a postare costantemente 2 video a settimana, ma adesso che, come sapete, chi mi segue anche su Vivere in California sa che sto cambiando lavoro e questo fine settimana sarà l'ultima settimana, praticamente questa in cui sto filmando, venerdì prossimo, in cui lavorerò al vecchio ristorante. Quindi dalla settimana prossima inizio un ritmo un po' più regolare, quindi dovrei essere in grado di postare 2 video a settimana, almeno fino a quando non apriremo un ristorante nuovo, che vuol dire un po' più di lavoro, però sicuramente sarà un periodo di 1 o 2 mesi e poi dopo si tornerà a diciamo, a uno schedule, a un ritmo un po' più normale. Quindi dovrei riuscire nei prossimi 2 mesi a postare più costantemente, anche 2 volte a settimana, ok? Questo è un po' quello che sta succedendo. Per chi non sa, insomma, esattamente il cambio di lavoro, eccetera, può tranquillamente guardare gli ultimi video del Vivere in California. I link sono nella descrizione di questo video e di tutti i miei video. E così vi aggiornate, insomma, sulla situazione. Poi, quando tutto è, insomma, più chiaro e più lineare, farò anche un video qui. Allora, prima di iniziare, direi, ragazzi, di abbassare il volume in modo che possa fare il conto alla rovescia e far partire lo spot pubblicitario. Così iniziamo con questo video in cui vi farò vedere anche dei pezzetti del trailer di Obi-Wan Kenobi. Ok, e parliamo un po' in generale anche di Star Wars, ovviamente. Allora, inizio. Iniziamo questo video che è su Obi-Wan Kenobi, la serie TV che dovrebbe essere 6 film, 6 episodi da 1 ora l'uno circa, quindi è un film molto lungo, tagliato in episodi. Questo è un po' quello che hanno spiegato qui nelle varie interviste dei filoni, eccetera. Sono super eccitato, non posso aspettare proprio più. Avrei sperato iniziassero prima, ma comunque sia, questa attesa, insomma, renderà ancora le cose più carine. Vi annuncio che quando uscirà la serie TV di Obi-Wan Kenobi, inizierò a fare dei video reactions. Non sono riuscito a farli con The Mandalorian e con il libro di Boba Fett, ma considerando che per me, insomma, Obi-Wan Kenobi è uno dei personaggi più importanti di Star Wars, insieme a Qui-Gon Jinn, sono i miei favoriti, e Ahsoka Tano, questi tre personaggi sono i miei favoriti, ho deciso di iniziare a fare questi reaction video. Probabilmente
saranno in inglese, ma le emozioni saranno comunque distinguibili, che sia la lingua, anche perché sono insomma dei video che vanno molto bene su YouTube. Adesso non ho deciso su quale canale li farò, però probabilmente li farò su Vivere in California. Questa è un po' l'idea. Poi chiaramente vi farò sapere tutte le novità che succederanno. Direi che prima di iniziare con il trailer potremo parlare un attimo di Star Wars, di Guerre Stellari, perché adesso vi faccio vedere una foto con tutti questi telefilm, con tutte queste animazioni. Insomma, c'è un po', potrebbe esserci un po' di confusione. Allora, ho tirato fuori questa foto, come vedete, che vi dà un po' l'ordine cronologico di tutti i film Star Wars, compreso le animazioni, compreso i telefilm. Quindi se volete, non siete nel mondo Star Wars e volete iniziare a guardare Star Wars dall'inizio a livello di cronologia, quindi proprio seguire la storia di Star Wars, questa foto vi dà praticamente l'ordine in cui guardare tutti i vari film, telefilm e animazioni. In questa foto manca solo il libro di Boba Fett, che è appena uscito, quindi ovviamente non lo trovate, però di fianco a The Mandalorian c'è, proprio subito dopo ci sarebbe il libro di Boba Fett. Ok, questa è un po' l'unica cosa che mancherebbe. Ci sono anche dei fumetti che sono usciti, che dai quali oltretutto dei filoni ha preso spunto per alcune particolarità che secondo me vedremo anche proprio in Kenobi, come le abbiamo viste anche alcuni riferimenti in The Mandalorian, eccetera. Però questi fumetti ovviamente hanno ognuno una base, un'ispirazione diversa, sono proprio racconti e ognuno di loro vi dà il tempo dove vanno messi. Però in generale, se parlando di film, di telefilm e di animazioni, oltretutto le animazioni di Guerre Stellari sono veramente molto carine, a parte una che è proprio per bambini, il resto, The Rebel, The Clone War, eccetera, la Guerra dei Cloni, sono veramente animazioni che sono anche per i grandi e danno un sacco di informazioni. Da queste animazioni è venuta fuori Ahsoka Tano, che, come sapete, è uno dei miei personaggi preferiti e non posso proprio aspettare più, sono proprio eccitato dal fatto che sembra venga fuori un telefilm su Ahsoka Tano, che è apparsa già in The Mandalorian, nell'episodio chiamato The Jedi, e anche in Boba Fett, nel libro di Boba Fett, il che è eccezionale. E spero, tornando a parlare di Obi-Wan Kenobi, che lei appaia anche qui, perché come sapete lei conosce Obi-Wan Kenobi. L'unica situazione è che Ahsoka Tano in questo serie di Obi-Wan Kenobi sarebbe molto più giovane, quindi Rosario Dawson, che adesso è l'attrice che interpreta Ahsoka Tano nel The Mandalorian e nel prossimo telefilm che uscirà e nel libro di Boba Fett, forse non potrà, a meno che non la truccano in modo particolare, non potrà insomma essere l'attrice di Ahsoka Tano. Quindi magari se Ahsoka Tano appare nel Kenobi dovrà essere molto più giovane, stiamo parlando di credo un 15-20 anni più giovane nella storia di Star Wars. Quindi vedremo, sarebbe una cosa veramente eccezionale, come sarebbe una cosa veramente eccezionale che Darth Maul apparisse nel Kenobi. Adesso ne parliamo quando guardiamo il trailer, perché vi faccio notare alcune cose, alcuni piccoli particolari che ci sono durante il trailer e soprattutto riguardo la musica di quel trailer, perché la musica è la cosa che vi dà più l'idea di quello che potrebbe succedere in questa serie TV. Sono anche sicuro che da qui al 25 maggio avremo sicuramente un altro trailer per darci ancora, insomma, per creare ancora più, come si dice qui, hype, per creare più tensione prima che inizi questa serie televisiva di Obi-Wan Kenobi. La musica in questo trailer secondo me rivela abbastanza di quello, insomma, di dove andranno a parare. Ovviamente ci sono tantissimi video YouTube che parlano di Kenobi,
snobby del trailer, sono usciti tutti, sono proprio video in cui diciamo analizzano frame per frame tutto il trailer, perché ognuno chiaramente poi adesso tende a dire la sua, no? In questi sono tantissime persone che parlano di Star Wars e alcuni sono veramente eccezionali, li conosco e li seguo e sono veramente bravissimi, ovviamente parlano in inglese. Però vi posso assicurare che se volete sapere di più e riuscite a capire un po' di inglese, o potete anche mettere il traduttore in italiano sotto questi video, da YouTube, sicuramente acquisirete ancora più informazioni. Adesso vi darò un po' un'infarinatura generale, nel senso di farvi capire che cosa sta succedendo. Allora, direi di partire con trailer. Adesso non posso farlo vedere tutto, quindi quello che farò è che praticamente faccio vedere dei pezzettini e ne parliamo molto velocemente. Il trailer inizia così. The fight is done. We lost. Come vedete, il trailer inizia con Obi-Wan Kenobi che sembra stia andando in Tatooine con questa specie di cammello. E perché? Perché nell'ultimo film precedente a questa serie TV, che sarebbe The Revenge of the Sith, dove praticamente il film, dove l'ultimo film della seconda trilogia, dove praticamente Anakin Skywalker diventa Darth Vader, ok? Dove è stato dato l'ordine 66, l'ordine 66, che è l'ordine di uccidere tutti i Jedi. Quindi il film finisce con Yoda che parla con Obi-Wan Kenobi e gli suggerisce di andare proprio su Tatooine a fare altro training, dove incontrerà il suo maestro Jedi Master, Qui-Gon Jinn, che da quello che si capisce che Yoda dice ha raggiunto, insomma, grazie al suo training, la possibilità di diventare un Jedi Ghost, un Jedi Fantasma, come Obi-Wan poi diventerà e anche Yoda diventerà per Luke Skywalker. Quindi qui siamo praticamente nel periodo prima del film The New Hope, il primo Guerre Stellari. Quindi Obi-Wan Kenobi, la serie TV, è praticamente in mezzo all'ultimo film della seconda trilogia, che vedete nella foto, e prima del primo film di Guerre Stellari uscito negli anni Ottanta. Questo è il periodo, un periodo in cui c'è un buco di più o meno 20 anni, 15-20 anni. Perché? Perché vediamo praticamente Darth Vader, Anakin Skywalker, padre di Luke Skywalker, diventare Darth Vader, e Luke Skywalker è appena nato, mentre The New Hope, La Nuova Speranza, il primo film uscito negli anni Ottanta, inizia con Luke Skywalker che è intorno ai 18-20 anni, e quindi questo buco, in questo Kenobi, si fissa proprio in mezzo a questo buco di 15-20 anni passati di tempo praticamente. E Obi-Wan Kenobi è stato mandato da Yoda a meditare su in Tatooine, e si intende un po', diciamo, dalla storia, che Obi-Wan Kenobi sia qui su Tatooine per proteggere Luke Skywalker, bambino. Infatti, adesso vi faccio vedere un altro pezzettino. Questo è Luke Skywalker. Bambino che vedete che sta pilotando qualcosa, il pod racer praticamente, che il padre Anakin da bambino, il biondino, pilotava, è Luke Skywalker bambino. Quindi Obi-Wan Kenobi, da come si capisce anche in questo trailer, e vi ho messo anche la traduzione in italiano, è praticamente Obi-Wan è andato a proteggere Luke Skywalker. Questa è un po' l'idea che si capisce. Ovviamente, come vi ho detto prima, Yoda ha parlato a Obi-Wan Kenobi e gli ha detto che qui farà del training con
suo vecchio maestro, Qui Gonji. Quindi queste immagini fanno vedere questo Obi-Wan molto triste, molto solo, lo faranno vedere ancora nel resto del trailer, perché qui, come vedete, Luke ha già forse 6-7 anni, 3-5-7 anni, ok? Quindi vuol dire che dal momento in cui lui ha avuto il combattimento, il duello con Anakin Skywalker, Darth Vader, sono passati già 3-4 anni, quindi lui è già, diciamo, in isolamento da un po', quindi in meditazione, e sta imparando. Sicuramente ci saranno uno o due episodi in cui, diciamo, un po' più tristi, in cui chiaramente faranno vedere quello che è successo in questi pochi anni. Dopodiché il trailer continua con una cosa molto interessante, ed ecco qui che entra quello che vi dicevo nel discorso della musica. Vi faccio vedere. Ecco, prima che inizi a parlare. Allora, qui la musica, questa musica è la musica della Guerra dei Cloni, del film dove c'è il duello tra Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn e Darth Maul. E questo pezzettino con questa musica, dove poi dopo, adesso vedete il Grande Inquisitore, il trailer va sugli Inquisitori, adesso ne parleremo, ma secondo me questa musica in questo momento può dare... può far pensare, e spero che sia così, che Darth Maul sarà in questa serie TV di Kenobi. Per chi non è proprio dentro Star Wars, che non ha seguito magari le animazioni, Darth Maul è stato, tra virgolette, ucciso da Obi-Wan Kenobi quando Darth Maul ha ucciso Qui-Gon Jinn. Viene tagliato a metà, alla vita, proprio qui, alla vita. E sembra che sia morto. In realtà nell'animazione, mi sembra La Guerra dei Cloni o The Rebel, non ricordo esattamente quale, Obi-Wan Kenobi si incontra ancora con Darth Maul proprio mentre lui è in meditazione in Tatooine, e qui sembra che Kenobi riesca a batterlo definitivamente, quindi lo uccide. Quindi questo, quel pezzetto di animazione è esattamente nello stesso periodo in cui questa serie TV di Kenobi viene fuori, come tempi, per cui probabilmente potrebbe essere che vedremo questo duello, che poi in realtà è molto corto nell'animazione, perché Obi-Wan viene, insomma, veramente ha imparato molto, no, da questo isolamento su Tatooine, quindi il duello è molto corto, però praticamente potrebbe essere che vedremo questo duello in live con gli attori reali tra Obi-Wan e Darth Maul, dove Obi-Wan ovviamente vince e finalmente sembra che Darth Maul muoia, anche perché Darth Maul è un personaggio un po' particolare, no? Quando c'è l'ordine 66, in cui l'imperatore ordina di uccidere ai cloni, di uccidere tutti i Jedi, gli Jedi, vengono un po' sterminati tutti i Jedi e rimangono in vita pochi Jedi, e questo Sith, che è Darth Maul, che non rimane attaccato all'imperatore, no? come dice la regola dei Sith, ce ne sono sempre due, c'è un maestro e un apprendista, e non ci sono altri Sith, altri Jedi nel lato oscuro della forza, mentre in questa storia, in questo periodo, Darth Maul rimane in giro un po' per conto suo, ed ecco perché è un carattere un po' particolare, molto oltretutto molto amato dai fan di Star Wars. Allora, andiamo avanti. Qui, come vedete, Grande Inquisitor, la chiave. Vediamo un po' che dice. To hunting Jedi. This patience. Ok. Come vedete, la voce parla degli Inquisitori. Inquisitori sono venuti fuori, anche questi, nell'animazione Rebels. Sono praticamente i nemici che Ezra e altri, insomma, il gruppetto di due Jedi e con Ezra e il gruppetto di amici, insomma, combattono e devono difendersi da questi inquisitori. Inquisitori che sono praticamente delle persone che hanno
sentono la forza, non sono così forti come i Jedi, però vengono, gli viene fatto il training, gli viene insegnato da Darth Vader a uccidere i Jedi. Sembra che quello che vediamo qui in questa immagine è il grande inquisitore, che è il capo degli inquisitori, che sembra che sia, da quello che abbiamo capito dai vari video e dai vari file, sia era uno di quei Jedi protettori del Tempio degli Jedi, che nel momento in cui è successo l'Ordine 66 è stato poi portato da Darth Vader al lato oscuro della Forza ed è diventato il grande inquisitore, ha aiutato Darth Vader a creare questi inquisitori. Ce ne sono abbastanza, mi sembra che siano o 7 o 9, non ricordo esattamente, ma adesso ne vedremo alcuni, il quinto fratello, insomma ce ne sono abbastanza, penso, prima di andare avanti con le immagini. Comunque, questi inquisitori sono inquisitori che magari chi è nel mondo Star Wars ha visto già in Rebels e vede Ahsoka Tano combattere con questi inquisitori, eccetera, eccetera. E sicuramente saranno un tema principale nella serie TV Kenobi, perché sicuramente, siccome sono stati mandati da Darth Vader a uccidere un po' tutti i Jedi rimasti in vita dopo l'Ordine 66, e specialmente Obi-Wan Kenobi, che praticamente il nemico numero uno di Darth Vader, perché praticamente Darth Vader ha perso il duello con Kenobi quando Kenobi gli taglia le gambe e lo fa diventare Darth Vader con questa tuta nera di Darth Vader che serve a lui per sopravvivere, ok? Jedi cannot help what they are. Their compassion is a tra- qui ci sono parecchie cose. Questo personaggio che vedete adesso è Uncle Owen, lo zio Owen, che sarebbe praticamente la persona che cresce Luke Skywalker, che nel primo film di Guerre Stellari è più anziana, parla con la madre, bevono il latte blu, no? Dentro quella casetta Igloo, che oltretutto è filmata in Italia. Come vedete, prima di questo ci sono differenti personaggi, un inquisitore, la ragazza nera, qualcuno che sembra impiccato in questa cittadina di Tatooine, su Tatooine, e Uncle Owen che insomma guarda questa situazione ed è probabilmente il motivo per cui, un po' spaventato, cerca di proteggere Luke e di non farlo andare, diciamo, come si vede nel primo film, diciamo un po' libero, un po' fargli sviluppare le sue sensazioni da Jedi, perché lo vuole proteggere, vuole tenerlo a casa. Infatti nel film dicono che gli assomiglia troppo al padre, e da questo che questo zio lo protegge. Ovviamente, essendo sei piccoli film, episodi da un'ora, sono tantissime immagini da far vedere, ovviamente non è che fanno scoprire la storia, però sicuramente sembra che, da un po' tutto da questo trailer, che questi inquisitori stanno cercando proprio Obi-Wan Kenobi su Tatooine, e quindi chiaramente magari cercano di opprimere un po' il popolo, proprio per scoprire se questi Jedi vengono fuori, come dice, non so se avete letto, ma come dice il grande inquisitore, perché la voce che sentite del grande inquisitore, i Jedi o i Jedi prima o poi faranno qualcosa di buono, e quindi chiaramente la gente lo noterà e parlerà con gli inquisitori, quindi troveranno dove sono, in questo caso dove è Obi-Wan. The Jedi code is like an itch. He cannot help it. Ok. In questo pezzetto chiaramente spiega questa situazione che vi dicevo, ma come vedete le immagini sono ben diverse. Per esempio, ci sono immagini degli inquisitori, ci sono immagini di Obi-Wan che cammina e non sembra in Tatooine, quindi potrebbe essere che, ed è un po' questa l'idea che si sta spargendo nel mondo Star Wars su YouTube, è che Obi-Wan Kenobi è lì su per proteggere Luke Skywalker, ma è costretto ad andare da qualche altra parte, probabilmente si pensa per proteggere Leia, perché come sapete Leia e Luke sono gemelli, quindi Darth Vader ha avuto due gemelli, un maschio e una femmina, che sono Luke Skywalker e Leia, la principessa Leia,
probabilmente, diciamo, il discorso è questo, che Darth Vader non sa che ha avuto due gemelli nella storia, sa solo che ha avuto un figlio praticamente. Questo vuol dire che lui sa probabilmente che ha solo Luke come figlio. Infatti nei film successivi della prima trilogia viene fuori che Darth Vader scopre sul momento dai sentimenti di Luke quando stanno per combattere che c'è anche la sorella Leia, la principessa Leia. Però potrebbe essere che Obi-Wan Kenobi debba andare a proteggere proprio il fatto di cui proprio il segreto di Leia, e quindi debba lasciare Tatooine e quindi lasciare Luke, diciamo, scoperto, e quindi qui potrebbe venire qualcuno a sostituirlo, qualcuno degli amici. Ora potrebbe essere Ahsoka Tano, potrebbe essere, come si vede in queste immagini, quella persona con quell'armatura che avete visto, perché quell'armatura che avete visto è un'armatura molto vecchia, che è quella dei cloni. In questo periodo l'impero praticamente si libera di tutti i cloni e incomincia ad usare le Stormtroopen, che sono quelli tutti in bianco che vediamo poi nei film di Luke Skywalker, di Han Solo, insomma nella prima trilogia. Quindi tutti i cloni vengono eliminati, vengono usati persone, diciamo, ricondizionate da bambini come quelle che avete visto nell'ultima trilogia. E questo è il periodo in cui c'è questo cambio, e l'armatura che questa persona che abbiamo appena visto in questa immagine veste è un'armatura da clone, quindi potrebbe essere che sia Rex. Rex è uno dei cloni che è molto amico di Ahsoka Tano, che è riuscito a, come si vede anche nel Bad Batch, nell'animazione Bad Batch, è riuscito a resistere all'ordine 66 e gli è stato poi tolto il chip, e quindi chiaramente dalla testa, e quindi chiaramente non è più un clone che, diciamo, è contro i Jedi, ma il chip, essendo stato rimosso il chip, che è quello che condizionava questi cloni per l'ordine 66 per uccidere i Jedi, è stato tolto, per cui lui è parte della resistenza praticamente. Per cui potrebbe essere che Rex vada a sostituire Obi-Wan Kenobi su Tatooine, giusto per protezione di Luke, e da quello che potrebbe essere sembra che Obi-Wan Kenobi vada a fare quest'altra missione, probabilmente per mantenere il segreto di Leia, non tanto per proteggerla da pericoli, perché nessuno lo sa. Quindi questi chiaramente stiamo un po' speculando su come andrà la storia, poi ovviamente stiamo parlando di dei filoni, quindi sicuramente la storia sarà pazzeschissima, quindi sanno sicuramente meglio di noi dove andare a parare, però queste sono, insomma, un po' speculazioni che stiamo facendo, che vengono fuori dalle varie informazioni che ho trovato su YouTube, dai vari personaggi importanti che seguo su Star Wars. Where is he? Fermare qui perché, come avete visto, il Grande Inquisitore, la spada laser che gira è proprio un'arma che hanno loro particolare, con le quali addirittura anche la usano quasi come elicottero, l'elica di un elicottero per fare dei salti grandi. Poi avete visto quei segni sul muro. Quei segni sul muro è uno di quelle cose che sono una di quelle cose che non è chiara, nel senso che sembra che quei segni siano dei segni della resistenza, però non è chiara chi stia toccando quei segni, chi, perché è lì un'immagine che, insomma, che crea veramente attesa, non si riesce a capire bene chi sia, chi non sia. È la stessa cosa in questa immagine in cui ho fermato, vedete lì una delle inquisitrici con, mando un pochino più avanti un pelino, ecco qua, prima che, vediamo se riesco a beccarlo. Ecco, qui vedete questa persona con la pistola. Normalmente i Jedi non usano la pistola, soprattutto vivo anche Obi, non è, lo dice anche proprio nel primo film, proprio armi non civilizzate. Però sembra che sia lui. Perché? Perché credo che Obi-Wan Kenobi, proprio per non scoprirsi, in questo periodo non usi la spada laser molto. Perché? Perché la spada laser è l'arma principale dei Jedi. Quindi se lui usasse la spada laser nel momento in cui la accende, tutti
quanto, insomma, capirebbero che è un Jedi. E quindi secondo me lui qui sta usando la pistola, probabilmente per quello. Ora, non sappiamo se qui lui è su Tatooine o in quella missione di cui stavamo parlando, però è probabilmente su Tatooine, perché proprio lì credo che non usi la spada laser, o probabilmente lui non la usa, proprio per quel discorso che abbiamo appena fatto. Però sembra lui dal vestiario, non si sa chi sia, chiaramente potrebbe essere chiunque, ma sembra proprio lui. Se continuiamo, anche perché se continuiamo si vede lui che chiaramente deve duellare con questo inquisitore, donna. Ecco, inquisitore donna, e poi si vede questa sparatoria sul tetto dove lui insomma si protegge, questa esplosione con questi uccelli che volano, che sembrano dei morai. Morai è quell'uccello che sembra più un gufo praticamente nell'animazione, è quell'uccello che segue costantemente Ahsoka Tano, ed ecco perché si pensa e pensiamo che ci possa essere Ahsoka Tano in questa serie TV di Obi-Wan Kenobi, che sarebbe eccezionale. Morai è questo gufo che segue lei perché chiamiamolo un gufo della forza praticamente. Chi ha visto l'animazione sa di cosa parlo. È un po' più complicato da spiegare per chi non l'ha visto, ma chi ha visto l'animazione di Star Wars sa che questo Morai, questo gufo che segue Ahsoka Tano un po' dappertutto. Qui adesso vediamo le ultime immagini. Con la spada laser sulla scritta Disney e poi Plus è fantastica, devo dire, è una cosa eccezionale. Qui nelle ultime immagini vediamo come al solito Obi-Wan che guarda, è probabilmente un po' ricollegato all'inizio, ma la parte importante è proprio l'ultima parte dove esce il titolo della serie, la data, e dove sentite la musica proprio sia della, tra virgolette, resistenza e del periodo in cui si trovano, e sia poi il respiro di Darth Vader. Quindi Darth Vader è lì, e sappiamo tutti che hanno ripreso l'attore che ha fatto Darth Vader nella seconda trilogia, quindi Christian, non mi viene adesso il nome, e sarà lui che interpreterà e farà Darth Vader, cosa che è eccezionale perché hanno già filmato insieme sia lui che Ewan McGregor, Obi-Wan Kenobi, non l'ho ancora detto, ma ovviamente Ewan McGregor, che è un grande attore e che sapete che uno dei miei attori preferiti è chiaramente Obi-Wan Kenobi. È tuttora per strada chi lo vede lo chiama Obi-Wan, ovviamente qui in Los Angeles, sapete che so che vive qui a Los Angeles, non so se in Orange County, ma spero di incontrarlo, uno di quelle che personaggi che vorrei incontrare, non solo per Star Wars ma proprio anche per gli altri film, è una persona che mi piacerebbe incontrare. E si sente quindi in questo finale il respiro di Darth Vader, che sarà lì sicuramente. Non credo che ci sarà un secondo duello, perché nel primo film insomma parlano di quando si sono scontrati la prima volta, in cui Obi-Wan Kenobi ha vinto, gli ha tagliato le gambe, no? E lo trasforma in Darth Vader. Però sicuramente vedremo Darth Vader in azione, sicuramente, perché Darth Vader ovviamente si arrabbia un po' con tutti, quindi sicuramente qualche danno lo farà, però lo vedremo sicuramente secondo il mio punto di vista, ovviamente, ripeto, sono tutte un po' speculazioni, un po' l'idea di quello che potrebbe succedere, lo vedremo insomma guidare e creare questi inquisitori, ok? E arrabbiarsi con loro anche molto probabilmente, però potremmo scoprire molte situazioni particolari di Darth Vader, come per esempio la sua cabina, no, con l'acqua dove si mette quando non ha la maschera per la rigenerazione, insomma capire insomma come la vita di Darth Vader, che noi vediamo solo diciamo con il costume nero eccetera, ma ovviamente sapete come avete visto anche in altri film, ogni tanto si leva la maschera eccetera, quindi sicuramente scopriremo molte più cose, molti più dettagli su Darth Vader, che
anche se il personaggio malvagio, ma è uno di quei personaggi importantissimi e più belli di Guerre Stellari, quindi questa è una cosa sicuramente grandiosa. E poi alla fine si sente invece la musica classica di Star Wars, quindi sicuramente il finale ovviamente va a chiudere probabilmente all'inizio di New Hope, che sarebbe il primo film di Guerre Stellari, dove Obi-Wan Kenobi va a salvare Luke, che con lo speeder sta in giro, no? Questa è un po' l'immagine. Ora spero che la serie TV di Kenobi finisca proprio vicinissimo a questa scena. Sarebbe carino proprio arrivare proprio al limite, magari anche alla scena della casa di Obi-Wan Kenobi, dove lui gli dà finalmente, dà a Luke la spada laser. Quello sarebbe eccezionale, ovviamente sarebbe un po' più un po' particolare per quanto riguarda creare gli attori, ma per quello che possono fare adesso, come hanno fatto con Luke Skywalker, che è Mark Hamilton in The Mandalorian e in Il libro di Boba Fett, Mark Hamilton con la faccia, con gli effetti computerizzati per renderlo più giovane, potrebbe essere che qualcosa del genere potrebbe succedere. Comunque arriveranno proprio il più possibile vicino alla scena iniziale di New Hope, del primo film di Guerre Stellari, come hanno fatto con il film The Rogue One, dove c'è proprio la Princess Leia che prende il dischetto. Questo è un po' quello che penso, e proprio parlando di Rogue One è proprio il film che è proprio prima del primo film di Guerre Stellari, uscito negli 80, quindi potrebbe essere anche che questa serie di video più anche Kenobi vada a intrecciarsi con Rogue One, che è molto probabile, perché Rogue One, vedete che proprio alla fine di Rogue One c'è Darth Vader che sta sulla nave e fa fuori tutti quei soldati per recuperare il dischetto, che è quello che Princess Leia nasconde in R2-D2, R2-D2, che poi atterrano sul pianeta Tatooine deserto e praticamente trovano Luke, si incontrano con Luke e Obi-Wan Kenobi deve salvare Luke dai Sand People. Questo è come inizia il film. Quindi secondo me c'è questa grande opportunità di unire proprio Rogue One con il primo film di Star Wars con Obi-Wan Kenobi. Sicuramente vedremo delle belle, l'ultimo episodio sarà qualcosa di eccezionale, sono proprio convinto. Ok, abbiamo detto un po' tutto, poi ovviamente chi è dentro Star Wars, nel mondo Star Wars come me, potete scrivermi commenti, chi non lo è fatemi domande, vi risponderò nei commenti, ovviamente qui nel video. Ci sarebbero ancora tantissime cose da dire ovviamente, però nel mio video non voglio andare troppo nei particolari, perché capisco che ci sono, che sì, che molti di voi non sono nel mondo Star Wars come sono io o altre persone proprio dentro la storia, però volevo un po' dare questa, farvi capire l'importanza di questa serie TV, perché è un po', diciamo, Obi-Wan è un po' il personaggio fondamentale di Star Wars, insieme a Luke Skywalker, Anakin Skywalker, a Qui-Gon Jinn, però a Ahsoka Tano, a parte sono i miei più favoriti, ma proprio a livello proprio della storia, quello che è un po' il padre, no? Diciamo lo zio di Luke, un po' proprio lo zio di tutta la storia, quindi ha una importanza veramente fondamentale in quello che vedremo in questa serie TV, perché sbloccherà un po' quelle piccole cose che magari non si sono capite nelle varie trilogie, soprattutto nell'ultima, nonostante siano molto, molto distante come tempo cronologico, ma secondo me darà molte spiegazioni sull'ultima trilogia, probabilmente per salvarla un po', soprattutto nel secondo film. Ci sono voci che dicono che stanno ricreando la nuova trilogia, adesso c'è chi dice che sia per coprire l'ultima che non è piaciuta, non ci credo, perché secondo me faranno una nuova trilogia per ampliare il film di Star Wars sicuramente, e ovviamente la cosa verrà in qualche anno, perché in quest'anno, il prossimo anno verranno fuori tutti questi serie TV come Obi-Wan Kenobi, come Ahsoka Tano e altri, ci sono tantissimi in programmazione, quindi tutti questi particolari. Ovviamente oltretutto a dicembre uscirà la terza stagione di The Mandalorian, come
come sapete, insomma, adesso Mando e Grogu sono insieme, quindi ce ne saranno da vedere delle belle. Sicuramente hanno materiale a bizzeffe per seguire questa storia e ovviamente Disney creerà sicuramente tantissime cose. Giusto per chiudere, direi che Dave Filoni sta facendo un grandissimo lavoro e probabilmente sta seguendo proprio alla lettera quello che Lucas aveva scritto, quindi lui sicuramente avrà accesso a quello che, alle sceneggiature, alle varie idee che Lucas aveva scritto, che poi non sono andate in film. Mi ricordo che il primo e il secondo film di Star Wars hanno avuto problemi economici, cioè nessuna casa di produzione voleva produrli, quindi soprattutto nel primo film Lucas ha avuto grossi problemi, hanno dovuto insomma tagliare spese, quindi e poi il successo che ha avuto insomma ha creato questo mito, ma il film, soprattutto il primo Star Wars degli anni 80, è stato proprio girato proprio perché Lucas voleva girarlo e perché hanno trovato i fondi proprio all'ultimo momento in modo particolare. Non so se seguite la storia, se avete visto, ci sono svariate storie da guardare su YouTube. Quindi Filoni, secondo me, ha capito esattamente dove Lucas voleva andare, ha praticamente letto e probabilmente completato queste sceneggiature che magari Lucas aveva lasciato a pezzi e sta completando queste storie in un modo eccezionale. Tenete presente che oltre alle sceneggiature dei Filoni fa anche regista su alcuni episodi come quello del Jedi, quello di The Mandalorian dove appare Ahsoka Tano, che è un carattere che ha creato lui. E anche quello del Rescue, mi sembra sia lui che ha girato l'ultimo episodio. Quindi insomma stiamo parlando di qualcuno che veramente sa quello che sta facendo e che sta un po' ricreando l'interesse per Star Wars in tutto il pubblico in generale, perché come sapete l'ultima trilogia, ci sono molte persone a cui non è piaciuto, soprattutto il secondo film, non è piaciuto il fatto che è stato un po', come si dice, compresso e accelerato, no? Nell'ultimo film, anche se è un bel film, ci sarebbero tantissime cose da dover sviscerare e da poter fare meglio. L'ultimo film potrebbe essere due film tranquillamente, e inoltre anche le soluzioni sono state guidate dal film precedente, in cui ci sono stati differenti errori, e quindi chiaramente, insomma, questo è il punto. Però questi tre film, queste animazioni stanno ricreando un grosso interesse nel mondo Star Wars, che ovviamente, di cui ovviamente Disney ha bisogno, perché deve avere tantissime persone che ovviamente si affiliano al Disney Plus, per cui tra l'interesse dei soldi della Disney, l'interesse dei Filoni di sviluppare Guerre Stellari, stanno uscendo cose veramente eccezionali, perché The Mandalorian è un grandissimo telefilm, Boba Fett è ottimo, e tutte le animazioni sono eccezionali, e questo Kenobi sicuramente sarà una delle migliori cose che uscirà su Disney Plus a breve. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, vi saluto, vi ringrazio di essere stati qui con me come sempre di cuore e ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti.